Il titolo di questo esperimento è l'acqua e materia. Dovremmo vedere se l'acqua e materia occupa uno spazio, come vediamo, e poi se ha un peso. Questo esperimento ha bisogno di alcuni materiali: una bilancia da cucina elettronica, un palloncino vuoto e un palloncino gonfio d'acqua. Pesiamo prima il palloncino. E notiamo che pesa 2 grammi. Adesso pesiamo quello pieno d'acqua, che pesa 256 grammi. Quindi abbiamo notato che l'acqua occupa uno spazio e ha un peso. Il titolo di questo esperimento è l'inchiostro in acqua. I materiali che ci servono per fare questo esperimento sono un contagocce, 3 becher o bicchieri in vetro, acqua con ghiaccio, acqua del rubinetto e acqua calda e un colorante oppure dell'inchiostro. Il procedimento è: mettiamo in ciascuno dei 3 becher acqua con ghiaccio, acqua del rubinetto e l'acqua calda. Poi in ognuno versiamo con il contagocce 3 gocce di inchiostro. Avvicina. Noteremo che si scenderà più velocemente in acqua calda perché il calore aumenta l'agitazione delle molecole, quindi ci impiegherà qualche secondo, mentre nell'acqua del rubinetto ci impiegherà 10 minuti e nell'acqua con ghiaccio 1 ora. Il titolo di questo esperimento si chiama Il principio dei vasi comunicanti. Le attrezzature sono dell'acqua e dell'apparecchiatura del laboratorio dei vasi comunicanti. Si incomincia versando l'acqua in un braccio del vaso. Una volta arrivato a 140 il livello dell'acqua, noteremo che anche nell'altro braccio del vaso si sarà fermato a livello di 140. Quindi osserveremo che sarà arrivato a 140. Il principio dei vasi comunicanti ha grandi procedimenti pratici, come ad esempio il funzionamento degli acquedotti. L'acqua forma in superficie una specie di pellicola che impedisce alla graffite di andare a fondo. Il titolo del nostro esperimento è la graffite sull'acqua. I materiali che ci occorrono sono un bicchiere pieno d'acqua, delle pinzette, un ago graffetta, un contagocce, detersivo per piatti e una bevuta piena d'acqua. Allora, riempiamo il bicchiere e poi prendiamo l'ago e delicatamente lo poggiamo sull'acqua. Galleggia, dopo aggiungiamo delle gocce d'acqua, non sull'ago. Poi aggiungiamo delle gocce di detersivo. E dopo la prima goccia affonderà.
noteremo che la graffetta, dopo l'aggiunta d'acqua, è rimasta in superficie, al contrario, dopo l'aggiunta di detersivo è precipitata. Come quelle già presenti, formano la pellicola superficiale, invece il detersivo rompe questa pellicola e quindi l'ago affonda. Superficiale che impedisce alla graffetta di andare a fondo. Con questo esperimento intitolato Il calore amplifica i liquidi, vogliamo dimostrare che l'acqua riscaldando sono in cattivo odore. Il materiale che ci serve è una bevuta, un chiostro, acqua, un tappo colorato con cuscino e con pagoccia. La bevuta con l'acqua, l'occorrente che ci serve è acqua, una bevuta, un chiostro, tappo colorato con cuscino e con pagoccia. Riempiamo la bevuta con l'acqua. L'occorrente che ci serve è una bevuta, acqua, un chiostro, un tappo forato molto vicino di vetro e una contagocce. Abbiamo messo l'acqua nella bevuta e adesso inseriamo l'inchiostro. Inseriamo il tubicino dentro la bevuta e adesso lo andiamo a mettere. Mettendo il tappo forato nella bevuta e mettendo sopra il fornellino, noteremo che nel capillare non c'è acqua, ma intanto l'acqua riscaldandosi salirà. Come possiamo notare sta salendo infatti.